Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, io sono ZP65 e siamo di nuovo qui con Super Mario Odyssey. Siamo sempre nel regno della selva dove ci siamo lasciati nello scorso episodio e procediamo con la nostra tuta, mitica tuta del Famicom che adesso cambieremo, prenderemo, visto che abbiamo preso un po' di monete, prenderemo il cappello da esploratore per esplorare territori inesplorati in perfetta sicurezza. Lo compriamo e lo indossiamo, giusto per avere il nostro Mario vestito come dovrebbe essere vestito in questo regno, e la tenuta da esploratore, un comodo abbigliamento adatto a tutti i tipi di gite, da quelle fuori porta a quelle fuori portata. Confermare la scelta, perfetto, confermiamo e indossiamo. Capacità di attesa di indossare l'ultimo acquisto per la 0 soddisfazione alta. Ok, perfetto. Le altre cose le acquisteremo più avanti. Bellissimo il nostro Mario vestito da esploratore. Perfetto. Procediamo. Vediamo di esplorare un pochino per di qui. Allora, qui proviamo col salto all'indietro, magari mirando anche però la piattaforma in cui dobbiamo salire. Vediamo un po' se ce la facciamo. Ok, perfetto. E abbiamo trovato altre tre monete del regno. Di qui prima non si poteva passare perché era chiuso. Qua è praticamente dove siamo arrivati, che c'era tutta quella sporcizia, il checkpoint che abbiamo già preso, vi ricordate? Lì ci sono dei carli armati. Questi qui si chiamano carli armati. Si possono catturare e usare per sparare. Adesso vi faccio vedere se riusciamo a non morire. Allora, prima di tutto spariamo all'altro, che non mi ricordo, ma non mi sembra che ne avevamo visti indietro. Allora, dobbiamo entrare lì dentro, quindi dobbiamo tirare giù questo muro e poi lasciare pure qua anche il nostro carro armato. Lì sopra non ci siamo andati comunque. Qua sopra c'è praticamente una luna qua dietro e basta, niente di che, però abbiamo bisogno di quello lì per prenderla. Ok, qua sopra e qua qui la noce dietro l'angolo. Abbiamo trovato la nostra luna. Possiamo ritornare indietro, entrare dentro nella nostra, non qui, ma nel nostro. Questi qui intanto non ricordo. Ah, ecco, ci sono delle monete del regno. Mi sembrava ci fosse qualcosa, però non ricordavo che cosa. Ok, entriamo qua prima di farci ammazzare del tutto. E dentro qui andiamo direttamente qua sopra a prendere le tre monete del regno che ci sono. Poi lasciamo un attimo la pianta perché dobbiamo andare da quello lì. Tiriamo la leva. Non mi ricordo come si fa. Tirare la leva per ricevere un seme. È quello che sto provando a fare. Ok. Riceviamo un seme. Lo prendiamo. Lo mettiamo dentro qui, è più grosso dell'ultimo seme che abbiamo trovato nel regno delle sabbie, e creerà questa pianta che ci porterà in alto. Noi potremo arrampicarci per arrivare in cima a questo. Intanto guardiamoci in giro, ma non ricordo di aver trovato niente qua in zona. Arriviamo praticamente sopra a questa torre. Saliamo anche un po' più velocemente, poi ci lanciamo di qui, prendiamo il checkpoint stazione di ricerca e andiamo avanti. Di lì io non ho capito qua, non ho neanche cercato, però a dirvi la verità non ho cercato di capire cosa bisogna fare, non l'ho capito. Qua dovrebbe esserci una luna, vediamo un po' se facendo così. Ok. Grazie per la carica.
Non ho capito qui se bisogna prendere questi qui, perché questi qui non si possono catturare, quanto ho capito, perché hanno quella fava interna, la pianta in testa, non si possono catturare. Non so se bisogna metterli qui per caricarsi, per, non lo so, questo qui magari non ho provato, proveremo più avanti a vedere che cosa viene fuori da questo, da questa cosa, e niente, procediamo col nostro gameplay, vediamo di riuscire ad andare avanti. Allora, adesso qui bisogna andare dentro qua, magari facendo un po' in fretta, a prendere quelle quattro monete del regno che avevamo visto da fuori. Noi praticamente nello scorso episodio eravamo fuori da questa fessura, adesso non si vede, comunque eravamo fuori di lì e avevamo visto queste quattro monete. Vi ho detto che le avremmo prese dentro la torre, vi ricordate? Ok, adesso qua, anche l'altra volta che sono uscito da qui, non sono riuscito a sfuggire a questi Goomba, anche perché sono lì che aspettano. Sicuramente il modo di sfuggirci ci sarà, però io non l'ho trovato. Allora, qui non so, in teoria dovremmo riuscire a prendere tutti questi Goomba e a salire, magari senza morire. Dicevo, prendere tutti quei, catturare tutti quei Goomba e salire da quello lì col cappellino, mi sembra che ci dia una luna, però non vorrei ricordare male. Proviamo, allora prendiamo subito questo da 3 Goomba e saliamo su questo qua da 2, poi prendiamo anche tutti gli altri e ci avviciniamo a quello lì, vediamo cosa ci dice. È innamorato di noi e ci dà la luna. Perfetto, ricordavo bene. Quello lì, avendo il cappellino, non possiamo catturarlo. Però abbiamo trovato la nostra luna, amore nella foresta. E ci ridà il cuore che abbiamo perso cercando di catturare questi Goomba. Prendiamo quelle monete che sono quelle che abbiamo perso prima. E poi andiamo avanti con il nostro gameplay. Ok, lasciamo pure qua questi Goomba senza magari saltargli in braccio, che non ci servono. Adesso dobbiamo catturare un carlo armato per liberare la strada da salire. Dobbiamo salire sopra questa parete, però dobbiamo far fuori l'altro carlo armato prima che lui faccia fuori noi. Ok, e anche questo qui magari. Dobbiamo praticamente liberare questa parete per salire. Allora, qui dietro ci sono delle monete del regno o una luna. Ok, noi dobbiamo salire su il quadro per arrivare sopra. Intanto forse ha rispawnato un carro armato, no. Ok, allora facciamoci la nostra strada per salire. Facciamo così. Magari passiamo su di qui, però non dovevo romperla in quel modo. E qui lascerei, farei tipo una cosa fatta così. E comunque il modo di salire lo troviamo. Adesso lasciamo qua il nostro carro armato e vediamo di salire qua sopra, di andare qua a prendere la nostra luna. Magari con un salto all'indietro non ci arriviamo lo stesso, magari da qua. Ok, prendiamo la nostra luna che si chiama dietro la parete rocciosa. E adesso andiamo su di qui. Ok, abbiamo trovato un altro checkpoint. Sentiero verso la vetta. Adesso per salire su da questa parete, noi col nostro Mario semplicemente così non ce la faremo. Quindi dobbiamo prendere uno di questi fiori che ci sparerà su di qui. Ok, siamo arrivati sopra. C'è un altro checkpoint che si chiama Sentiero Ferrigno, stazione 8. Qua sotto non ricordo di esserci andato, perché sono andato via velocissimo quando ho fatto questo gameplay off camera. Però proviamo a vedere se troviamo qualcosa magari. Ah no, si arriva direttamente lì sopra. Ok, e qua dietro, qua dietro c'è qualcosa, perché c'è, ci sono delle monete del regno, là c'è
Sì, c'è qualcosa per... proviamo a scendere, vedere che cosa ci... cosa ci dà. Cosa succede giù di qui. Allora, arrampichiamoci su per questa pianta. E lì sotto... no, lì sotto forse è dove eravamo prima. Sì, è dove eravamo prima. Ok, perfetto, quindi non... anche andarci in questo momento io non ci andrei. E via di lì, sì, torniamo di là. Quindi saliamo su di qui e andiamo sopra. Anche qua c'è un boss da battere, lo batteremo. Allora adesso dobbiamo salire su di qua. E fare fuori questi carri armati. Ok. Poi qua dietro c'era qualcosa, ma non ricordo cosa. No, forse non c'era niente. Adesso vediamo. Ah, ecco, c'era un cuore doppio. No, quello che ci dà 6 cuori. Che tra l'altro ho letto su internet che se noi usiamo la modalità facile, cosa che io non ho mai provato e non penso di provare mai, ci dà 9 cuori, non 6. Allora qui dobbiamo cercare di distruggere quelle pale. Ce la facciamo anche a prenderle. Dobbiamo cercare di distruggere quelle pale. Magari ci avviciniamo un po' se vediamo che da qua non riusciamo a prenderle. Ok, ci avviciniamo un po'. Distruggendo quelle pale, lui non ci sparerà più queste bombe. Queste cose che ci spara, distruggendo. E si aprirà quella porta. Ok, spariamo come se non ci fosse un domani, va, visto che... Ok, così. Tanto questo qua ci viene addosso, ste palle. Ok, perfetto. Adesso andiamo avanti. Io ho abbandonato il nostro carro armato. Prendiamo la luna. Che era la nostra missione verso il giardino segreto che abbiamo visto, abbiamo iniziato nello scorso episodio, alla fine dello scorso episodio. E adesso si aprirà il cancello e noi riusciremo a entrare qua a battere il nostro boss, difesa del giardino segreto. Anche questo boss è abbastanza carino, quello che c'è dentro qui. Adesso non, a me, ripeto, a me piace sempre di più, preferisco quello della... Sembra che il giardino segreto sia da questa parte, andiamo. Dicevo, io preferisco sempre quello dello scorso mondo, quello sotto alla piramide. Allora, qui dobbiamo prendere questo qui, metterci qua sotto e salire. Gli tocchiamo, lui si gira e comincerà a buttare fuori roba. Fiori, 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 fiori. Non fare il furbo con me, bipede. No, non facciamo i furbi con te, noi ti distruggiamo, diversa la cosa. Allora, bisogna salire su di qui, distruggergli questi 3 blocchi che lui crea. E stare attenti a quella... quando lui spara... Allora lui si gira e noi possiamo ricolpirlo come abbiamo fatto prima. Perfetto, di solito lo dico sempre io, perfetto. In questo caso l'ha detto il nostro Cappy. Qui dobbiamo saltare quando ci arrivano queste... onde... di non so cosa, di laser. Onde laser, non so cosa siano. E boh, è di nuovo come prima. Andiamo a distruggergli questi blocchi. Distruggere quella palla blu che non so cosa sia. Lui si girerà sotto sopra e noi da sotto di nuovo colpirlo qui. Proprio così. E poi di nuovo il laser da saltare.
non ci facciamo nessun tipo di problema a saltare i laser, noi li saltiamo tutti. E per la terza volta lui ci butterà fuori questi, sembrano fiori visti così. Ah, girano anche questi. Allora noi stiamo fermi qua. Uno l'abbiamo preso. Il secondo l'abbiamo preso. Sì, sembrano fiori. Aspetta, proviamo a vedere se riusciamo a romperlo, magari senza farci ammazzare. Vabbè, la curiosità ce la togliamo un'altra volta. Ok, dai, sembravano fiori. E colpirlo per la terza volta e noi lo distruggeremo. Ed ecco la nostra multiluna. Difesa del giardino segreto. Ok. Il nostro Mario, come al solito, è felice. Siamo ritornati alla Odyssey. Sniff, sniff, senti che profumo questi fiori. Ok, io direi che adesso abbiamo abbastanza lune per raggiungere il nostro mondo, il nostro regno del lago. Quindi direi di recarci al regno del lago. Abbiamo raccolto 87 lune della nostra Odyssey. La Odyssey è stata potenziata. E quindi noi ci rechiamo al regno del lago. Ora possiamo raggiungere il regno del lago. Forse là riusciremo ad acciuffare Bowser. Certo, andiamo. Regno del lago. Partiamo. Salterò il filmato, tanto è sempre uguale. L'abbiamo già visto tante volte. Quindi io salto. Vuoi saltare il filmato? Salta. Certo che rubare il bouquet fiorito in quel modo, dobbiamo sbrigarci a fermare Bowser, costi quel che costi. Mentre siamo in viaggio, perché non diamo una ripassata veloce a un paio di cose, perché tanto le sappiamo già. Consiglio ai viaggiatori, salto a parete, rivolgiti verso una parete, salta su di essa, poi premere B per eseguire un salto a parete e saltare di nuovo. Puoi premere ancora B se raggiungi la parete di fronte e continuare a oltranza per salire molto in alto. Sì, lo sappiamo, questo è tutto, ora vediamo cosa sappiamo sul regno del lago. Sembra che sia all'avanguardia in fatto di moda. Ah, non possiamo perderci il loro famosissimo vestito da cerimonia. E indovinate cosa ha rubato Bowser? Esatto, il vestito da cerimonia, perché si sta per sposare. Regno del lago, lago la moda. Brudels sul lago. Ci sono anche quei mascalzoni dei Brudels. Ok, io mi fermerei, tanto un 18 minuti di video li abbiamo fatti, non mi sembra che devo tagliare niente, quindi io mi fermerei qua per questo video, di modo da farci poi tutto il regno del lago nei prossimi due episodi. E niente, come al solito mi invito a mettere un mi piace se il video vi è piaciuto per supportare questa serie. Vi invito, se volete seguire questa serie o le altre serie che sto portando, che avrò intenzione di portare più avanti sul mio canale, vi invito a iscrivervi. E se volete seguirmi anche su Facebook, Twitter e Instagram, trovate i link in descrizione. Trovate anche il mio contatto Telegram, scusate, e la mail dedicata, tutto dedicato al canale Zippy65. E niente, vi ringrazio per aver seguito questo episodio e un saluto e alla prossima.
Ciao.